Sono Roberto Postacchini, sono ortopedico, medico ortopedico di Villa Margherita, sono il responsabile dell'unità operativa di chirurgia della spalla presso la Casa di Cura Villa Margherita. Da tempo oramai presso la Casa di Cura Villa Margherita è operativo il centro della spalla, dove trattiamo a 360 gradi tutte le patologie della spalla. È uno dei centri più specializzati, se vogliamo, anche in Italia e in Europa per questo tipo di patologie. Villa Margherita ha voluto unire l'esperienza decennale della clinica e l'esperienza dei medici chirurghi, in questo caso ovviamente delle patologie della spalla. Le patologie della spalla possono variare molto, possono andare dalle patologie traumatiche alle patologie degenerative. Le patologie traumatiche possono essere dello sportivo, a quelle semplicemente dopo una caduta dell'anziano, quindi una frattura dell'omero, ad esempio. E ovviamente poi invece possono esserci le patologie degenerative, come l'artrosi, l'artrite, la rottura della cuffia ad rotatori, o anche patologie non degenerative, semplicemente tendiniti, sindrome d'attrito subacromiale, quindi attrito tra un osso e l'altro, per intenderci, e delle calcificazioni. Dicevo, noi trattiamo anche le patologie del giovane, dello sportivo, quindi instabilità di spalla, esiti di lussazione, esiti di fratture del giovane sportivo. Tutte le patologie a Villa Margherita vengono trattate, a 360 gradi. La nostra equipe ha alle spalle migliaia di interventi e diversi lavori e decine di decine di lavori scientifici riguardo a questo segmento anatomico. Siamo in grado, addirittura grazie alle metodiche di ultima generazione, a ricostruire una spalla in modo tridimensionale in seguito ad un attacco, volendo anche una risonanza magnetica con le stampe 3D. Ad esempio, basti pensare un paziente che aveva una grave artrosi, attraverso la TAC siamo riusciti a risalire e a ricostruire completamente l'anatomia del paziente. Quindi, con una grave artrosi, considerando che la normalità è una testa dell'omero e con una testa levigata, liscia, e come vedete c'è un'enorme differenza. E quindi questo ci aiuta molto nel planning preoperatorio, che per poter far sì di impiantare una eventuale protesi proprio per quel tipo di paziente, per quel tipo di artrosi, per quel eventualmente tipo di frattura. Le protesi di ultimissima generazione sono all'avanguardia e hanno fatto passi enormi negli ultimi 20 anni. Basti pensare alle protesi anatomiche che vanno a ricostruire appunto la parte appunto dell'artrosi, ma anche a quelle di superficie, quindi con la parte senza stelo che va all'interno dell'osso, ma solo la parte appunto di rivestimento, le protesi di rivestimento o di superficie, per poi passare nel paziente un po' più anziano che ha diverse patologie correlate, una appunto artrosi associata o meno a ampia rottura della cuffia dei rotatori, in cui viene impiantata generalmente una protesi inversa con anche steli molto molto piccoli. E quindi, insomma, sicuramente la medicina, l'ortopedia, soprattutto per la patologia della spalla, ha fatto enormi passi avanti. Quindi ovviamente se avete un dolore alla spalla non lo sottovalutate, anche se è di poca entità, anche se di pochi giorni o poche settimane, a volte è utile fare una diagnosi precoce per poter arrivare in tempo a patologie che potrebbero anche diventare nel tempo più pericolose. Ad esempio, come dicevo, una rottura della cuffia ad rotatori può nel tempo diventare una rottura irreparabile, sebbene prima fosse reparabile, poi potrebbe diventare riparabile. Quindi il messaggio che ovviamente deve arrivare all'utente, quindi il paziente, deve essere quello di non sottovalutare dei sintomi che a volte possono essere più importanti di quanto i sintomi stessi possano dire. E quindi andate da uno specialista che faccia questo tipo di trattamenti, di cure e di diagnosi per poter avere una risposta più mirata possibile.